Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare Libertà. Siamo qui con una parte della Ragnatela Folk Band, è la nostra band materana che ha suonato sul palco Rai il 1 gennaio, la notte del 1 gennaio 2019, e noi vi raccontiamo un po' le emozioni, com'è andata, i progetti futuri, insomma un po' di curiosità legate a questa bella band materana. Dopo la sigla. Cantare in libertà. Bene, allora, lui è Claudio Mora, che è un po' il leader di questa band, se così vogliamo dire, e colui che ha scritto anche la canzone che avete poi portato sul palco Rai. Sì, intanto benvenuti a tutti gli amici di Cantare in Libertà. Grazie Mario per averci insomma interpellato. Grazie a voi. Sì, Yatta Nera è una nostra produzione, un brano scritto da me con l'aiuto appunto dei fratelli Gravela, gli arrangiamenti. Buonasera, Antonello e Pasquale Gravela. Massimo Battino, che non è qui per ovvi motivi, per questioni anche di spazio. E, che insomma, ha fatto un po' di neve pure. oggi è nevicato un po', e io sono equipaggiato. E poi insomma tutta l'orchestrazione di tutta la band. Poi insomma saluteremo anche tutti il resto dei componenti. Certo, trovate in descrizione comunque tutti i nomi e i vari strumenti suonati, oltre al link su dove potete poi trovare anche il video che di Yatta Nera che avete girato nel 2016, se non sbaglio. 2016. E quindi vi lascio tutto in descrizione, andatelo a guardare perché è molto bello e molto significativo. Danota Samanama che è sa terra, un mira una tambura e una chitarra, un solo se ne va da venta sera, la vita se ne vede Yatta Nera. Quindi, che dire, quali sono state le emozioni, diciamo, di salire su un palco Rai? Le emozioni sono state tantissime e insomma un po' diverse da quelle che normalmente si prova a varcare un po' di palchi importanti. Ovviamente il palco Rai ha il suo fascino perché poi insomma dietro le quinte hai a che fare, a stretto contatto con tantissimi artisti internazionali, quindi ti lascio immaginare un po' l'adrenalina, la paura, insomma una serie di emozioni forti che poi insomma giocano anche lì dietro. Però è andato tutto bene perché noi, prima di essere un gruppo musicale, siamo un gruppo di amici che abbiamo sentito forte e ci siamo molto uniti, e dietro le quinte siamo stati veramente come una grossissima famiglia, per cui alla fine quando siamo saliti sul palco eravamo come a casa nostra e infatti alla fine eravate tranquilli, eravamo tranquilli. Avete suonato benissimo a mio avviso, sono di parte sicuramente, però vi garantisco che io non ho trovato nulla da dire, che ho cantato alla grande. Questa ragazza ha una voce bellissima e non hai mai studiato tanto, vero? Mai studiato. Quindi raga, che cavolo studiate canto? Non lo studiate più. Stiamo scherzando ovviamente, però ci sono delle doti naturali che non si possono, su cui non si può fare niente, quando uno è bravo. C'è da dire, posso aggiungere questa cosa, spezzare una lancia a favore del maestro Mario Montemurro, che insomma cantare la musica popolare, la musica tradizionale, è un po' diversa da cantare altri generi, quindi magari c'è bisogno di una preparazione magari tecnicamente, aggiustare qualcosa. Certo, ma anche popolare, che è proprio del popolo, è la musica della terra, esatto, quindi è tutta voce vera, diciamo. Sì, è il cuore. Però paradossalmente non si può andare con il microfono, si può andare esatto. All'aia. Chi apre l'urti e tu sparisci, la musica è farnuta e m'impazzisci, non sa chi a ta voce tu si vera, o vive in dall'occhio dall'ugora. Quindi io vorrei chiedervi inoltre se ci sono poi dei progetti futuri per la Ragnatela Folk, visto questo inizio di questa finestra sul mondo. Sì, diciamo, sulla mondo visione. Sul mondo, sulla mondo visione. Andiamo alla mondo visione. Sì, progetti ci sono, ma voglio dire, indipendentemente dall'esibizione sul Capodanno Rai, noi stiamo lavorando
per un nuovo disco che spero uscirà quest'anno, 2019, proprio in concomitanza anche con questa vetrina sul mondo di Matera, capitale europea della cultura. Quindi stiamo lavorando con nuovi brani inediti e anche, insomma, quello che è il nostro lavoro, riarrangiare un po' e rivisitare in chiave ragnatela, ci piace dire, anche la musica nostra tradizionale. Ci tengo a dire, noi non facciamo solo musica materana, come molti magari pensano, noi facciamo la musica nostra materana, ma lucana in generale, è un po' tutta la tarantella del sud Italia, perché ci piace e giriamo un po' l'intera Italia con i nostri tour, i concerti, e quindi cerchiamo di portare anche in minima parte altre culture, ma prettamente lucane. Che poi c'è da dire che voi siete un gruppo un po' sui generis, cioè nel senso, per essere un gruppo folk avete strumenti all'interno che vi caratterizzano rispetto ad altri gruppi folk che magari non hanno i fiati o il basso elettrico. Dico bene o sì, non mi sbaglio? Sì, sì. Diciamo che questo è proprio la... È un po' il marchio vostro. È il marchio vostro. Siamo riconoscibili perché... insomma, è una delle poche band che fa musica, ci piace anche dire un po' la tradinnovazione della musica popolare, perché ci sono, come hai detto benissimo, c'è la sezione Fiati, composta dai fratelli Gravelli e Gianni Grigi, che salutiamo, qui non potete entrare. Insomma, Gianni non entra proprio nella... lui non solo il mondo di sole. Poi c'è anche la presenza del basso elettrico, sì. Volte anche Giuseppe Pignatelli, il grande maestro. Salutiamo tutti, anche Rino Locantore, che aspettavamo qui, però si sarà. Però si sta suonando la cupa a cupa da solo a casa, tutta la mista, accettando la coppa, sì. Poi aspetta, la chitarra c'è Massimo Patino e Antonio Brello. Antonio. Così abbiamo detto, in più c'è una ballerina molto, molto brava, tra l'altro tu conosci bene. Sì, da un po' di tempo. Sì, sul palco Rai ha ballato la bravissima Donisa Mazzocco, insomma, lei è stata molto teatrale in quanto attrice professionista. E anche Marianna Nolè, che per quella sera non è potuta venire, non è potuta esserci, però fa parte della regna della folk. Tu balla, ride, canta, stralzo il cuore a tutte quante, tu balla, zumba, ride, di chi stocchi e non mi fida. Oietta nera, cago, domo si vanno a murà, oietta nera, amica, non vogliamo fare morire. Bene, che dire, noi aspettiamo i vostri progetti futuri, aspettiamo un nuovo album, non fateci aspettare troppo. Stiamo al lavoro. Appena esce noi vi avvisiamo, così lo andiamo a comprare e aiutiamo la musica popolare, la musica della nostra terra ad emergere, prima partendo da noi, con un supporto amichevole e vero, e poi in tutto il resto, quello che verrà, insomma, a venire. Io non ho sentito la luce Pasquale. Pasquale cerca la sua terza. Sono stato lezioni mica male ultimamente. Cerca la sua terza fidanzata. Ne ha solo due adesso. Scherzo. Tagliamo. Diciamo che il momento prima di salire sul pub eravamo molto elettrizzati. Proprio perché appunto andavamo in mondo visione e tra l'altro poi abbiamo regalato la sciarpa del Matera da Amadeus, però non ha fatto in tempo a mettersela perché glielo regalava, purtroppo che era finito la diretta. però ce l'aveva il manager, non so se poi, secondo me sarà fregato il manager, però sarà di Pescara, c'erano gli stessi colori della presa. Quindi forte emozioni, e quindi avete vissuto questo brindo bello forte. Questa è, poi sono le cose belle che poi rimangono. E... Vabbè, la cosa più bella è stata quando proprio siamo saliti sul palco. Infatti l'ha detto anche il presentatore,
c'è stata un'accoglienza, una risposta. Come direbbe il Gonzalo, l'ovulazione del... Ragnatela, folk band! Ciao Matera! Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata su questo canale che è Cantare in Libertà. Io ringrazio Claudio e fratelli Gravela per essere stati qui con me. Ci siamo divertiti e questa è la cosa. Prendiamo sempre così a divertimento, nel senso che si sta bene. Sì, anche perché la musica è questo: divertimento, unione e stare bene. La musica che unisce. Alla prossima, ciao!